Mi mancavano le opinioni di un clown. È strano perché in quest'ultimo periodo, ma se ne sentono di opinioni di clown. Comunque, oggi io vi voglio parlare dell'energia. Ma che ci vuole? Guarda, basta saperla usare l'energia, non è un problema. Vabbè, allora, idroelettrico. Ognuno nel suo può fare qualcosa. Io, per esempio, nel bagno ho messo una piccola turbina. Quando faccio la pipì, quella gira e faccio l'energia, almeno per dentro casa. Ma che vi devo dire? Per la temperatura, poi in questi giorni non serve, ma fra un po' comincerà a fare più freddo. Si sono sempre accesi i copertoni. Anche agli angoli delle strade, le donne ce l'hanno sempre insegnata: accendi il copertone e ti riscaldi. Ma adesso queste sono cose, diciamo, personali, private. Ma se vogliamo fare un investimento proprio pubblico, ma il nucleare pulito, ma ve lo garantisco, io che è pulito ci mando la colf tutti i mercoledì a fare almeno 3 ore tutti i mercoledì, quindi viene pulito per lui. L'unica cosa che ancora non sappiamo è se fare la scissione, la fissione o la secessione. Ma queste poi ci penseranno gli scienziati. Il metano, ma che ci vuole? Abbiamo centinaia di migliaia di vacche, e che ci vuole? Basta recuperare tutte le scorregge. Come si fa? Ma come si fa? Ma si fa come con le mascherine degli aerei, no? Poi se invece di mettergli, uno gliele mette nel culo. Basta fare il buco per la coda e subito si fa, no? Ma sono tutte cose che basta saperle fare, basta un poco di buonsenso, di inventiva, come un vecchio padre di famiglia, capito? Così si fanno le macchine a metano. Basta portarsi la vacca nel sedile posteriore. Uno dice: è finita la benzina. Ehi tu, dai, forza, sforzati un po', cara mia. E quella lo fa. Ma dai, ma so cose veramente che non si ci credono. Ma poi a questo punto, io vorrei parlare proprio dell'energia elettrica. Diamo da mangiare ai bambini tutti i giorni McDonald's. Quelli diventano delle palle di lardo. Noi a scuola gli mettiamo la ciclette e così in 5 ore di ciclette dimagriscono, non sono più quelle deformazioni, quelle obesità, quelle. Più producono energia, producono, dimagriscono, fanno lo sport che è importante. Io lo metterei proprio come prima cosa, ignoranti come zappe, ma sgambettanti. Questo deve essere il nostro slogan. Ma la vera rivoluzione la stiamo studiando in quest'ultimo periodo. Se riuscissimo a trarre energia dalle cazzate, ma tu sai che noi la potremmo esportare in tutto il mondo e faremmo ma i soldi a palata, a palca, a pala, i soldi con la pala. Lo so, voi direte, ma queste sono solo opinioni di un clown. Lo so che sono solo opinioni di un clown, ma tu metti tanti clown insieme e eccola che le opinioni diventano tante opinioni insieme. Vabbè, mo questo sillogismo non mi è venuto tanto bene, ma fa niente.